Salve, oggi proviamo a cambiare le RAM sul mio PC. Ok? Sigla! Salve, sono qua nella mia postazione. Come vedete, dietro è tutto spento, sia lo schermo che il PC. Perché sono spenti? Bella domanda. Ah, intanto preciso che quel PC lì è un Acer Aspire V5 571 Series del 2013. In pratica è un tantino vecchiotto. Quel PC monta due banchi di RAM, uno da 4 GB e uno da 2 GB, in totale 6 GB di RAM. Lo so che i banchi andrebbero messi giù uguali, 4, 4, 6, 6, 8, 8, non so se 6, 6, 6 esistono, vabbè, eccetera, eccetera. Però, visto che è un computer che è risuscitato, grazie al mio amico Gianluca, perché era stato dato per morto, però accendersi ci mette un po' di tempo e anche quando apri programmi di montaggio dei video che uso CapCut, ci metto per caricare il programma, ci vuole un tantino di tempo. Quindi ho preso su Amazon due nuovi banchi di RAM da 8 GB l'uno, in totale 16 GB. Mi impappino sempre. Quindi vi prendo, mi sposto, andiamo lì al PC, proviamo ad accenderlo, cronometriamo il tempo che ci mette. Poi spegniamo tutto, montiamo le RAM insieme e riaccendiamo e vediamo se si guadagna qualcosa o no. E anche provare a caricare il programma CapCut, vedremo se miglioriamo o non si migliora niente. Ok? O c'è da buttare via tutto. Va bene? Proviamo. Ciao ciao, ci vediamo fra un po'. Ma ciao! Bene, sono qua. Ho il mio qua, se si vede. Ho il mio Apple Watch, più che watch, water, è un water watch, perché sto usando il telefono per filmare e non ho nessun altro cronometro. Per adesso facciamo partire il telefono e l'orologio e accendiamo il PC. Ok. Vediamo quanto tempo impiega ad accendersi. Io lo so già perché ho già provato tantissime volte. Da vedere che oggi proviamo e si accende in un attimo. Qua sto andando, sono già. È un secondo più indietro questo perché non mi è partito subito. Non so se lo vedete che sta scorrendo. Farà anche riflesso, c'è riflesso e sì, eh. Si vede anche il PC che sta andando. Praticamente uno fa ora fare un sonno. Oh, stiamo pronti a fermare. Qui sta ancora andando. Ok. Spero che abbia caricato. In pratica sono 1 minuto e 12 secondi, 12-13 secondi. La media è sempre stata quella, 1 minuto e 15, 1 minuto e 12. Va bene? Poi adesso devo ancora caricare i vari programmi, eccetera. Come avete visto, per accendersi ha impiegato 1 minuto e 15 secondi, sempre lì la media, gira lì, secondo più secondo meno. Ok, ora rispegniamo il PC, lo portiamo qua sul banco di lavoro e proviamo a cambiare RAM e riaccenderlo e vedere quanto tempo ci impiega. Ok, mo vi spengo, sposto tutto e ci risentiamo. Ma ciao! Bene, 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 siamo qua.
Sono andato a prendere i cacciavite di merda. Allora, prendiamo questo qua che è il più grande, il cacciavite di merda più grande, questo Acer, lo sportellino dove sono all'interno ci sono le RAM, ci sono alcuni che ci sono da svitare tutta la scocca perché non c'hanno lo sportellino, ma maremma di quella maiala, perché non mettete lo sportellino su tutti i PC portatili? Va bene, smontiamo le due viti e cambiamo le RAM. Track. La vite la mettiamo lì. Track, ci siamo. Ho già. Allora, questa qua da tirarlo fuori. Ok. Queste qua sono le due RAM. Si vedono? Si vedono le RAM? Bene. Le stacchiamo. Apriamo le due RAM nuove. Sperando che ci siano dentro. Ok, due. E speriamo che siano anche uguali. Pensa te se mi sono sbagliato a prenderle. Cacciavite piccolino, cacciavite piccolino. Togliamo le due RAM. Mettiamo lì. Voilà. Come vi ho detto ce n'è una da 4. Questa è quella da 2 giga. Se si vede 2 giga e questa è quella da 4 giga, le mettiamo lì, tac tac, apriamo sto accidenti, se si aprono prendiamo le RAM nuove e le montiamo. Vanno bene. Ok, una, dov'è l'altra? Dove ti ho messo? È ancora dentro? No, è qua. Queste RAM, non vi do le specifiche tecniche, sono della Samsung. Tutte e due, da 8 GB cada uno, per il totale di 16 giga. Lì non vi sto a specificare il... Voilà, rimontiamo lo sportellino, che è qua. Prima da questa parte. Va giù bene lì. Là. Le sue viti. I cacciavite grandi qua. Ok. Ok, fatto. Bene, RAM cambiate, PC tornato a collegare. Allora, facciamo partire il cronometro. Fidatevi di me che ho il mio Apple Watch qua. Accendiamo, partenza cronometro. Vediamo quanto impiega. A vedere che impiego lo stesso tempo, beh. Non ho cambiato il disco fisso perché è ancora meccanico, non è un disco solido, ma a suo tempo. Non so se vale la pena di cambiarci il disco fisso
a questo PC che è vecchio come me. Ci ha messo 40 secondi. Bene, bene, bene. Cambiato le RAM, ci sono 32, no, 16 giga di RAM lì, confronto delle 6 che c'erano qua. Ah, cascato la birra. Le RAM che ho tolto, le mettiamo nella scatolina. Arrivo, là. Dopo vedremo di cosa farsene. Voilà, mettiamo via i cacciaviti di merda. Questo è il piatto, questo qui va lì. Chiudiamo la scatolina. Bene. Ora vi riporto là, proviamo a riaccendere il PC e vediamo quanto ci impiega. Prima abbiamo visto che ci ha messo 1 minuto e 15 secondi, però se caricano i programmi che sono impostati, andiamo anche sui 2 minuti, 2 minuti e mezzo, prima che ci siano tutte le icone visibili. Bene. Ok, ci rivediamo là. La scatola di Amazon non serve più. Bene, mi alzo e ci spostiamo. Bene, non è esploso niente, il computer si è acceso, ha impiegato 40 secondi, però la scheda madre ha dovuto anche riconoscere le nuove memorie RAM e per quello ci ha impiegato una quarantina di secondi. Che dire, si è aperto anche CapCut. Anche lui ci ha messo un po' di tempo, ma adesso vedremo nei giorni a seguire se si velocizza il tutto o no. Non ho cambiato il disco fisso, perché secondo me non ne vale la pena con un computer così anzianotto. Adesso vedremo, e anche perché è una cosa un po' più complicata. Bene, noi ci salutiamo, ci vediamo alla prossima. Se volete iscrivetevi al canale, anzi se volete iscrivetevi al canale. Chi è che vi porta delle cose così interessanti? Ok? Alla prossima. Ciao, 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 ciao. Ma ciao!